Primo commento è che quando gli elettori parlano in Sardegna come nel resto delle altre regioni dobbiamo ascoltare il loro voto, sia che ci danno una vittoria e ci danno il loro consenso e allora vinciamo tutti insieme, sia che ci danno un segnale di attenzione di sconfitta come è stato in Sardegna, seppur di pochi voti, e non è che la colpa è di uno solo, si vince insieme e si perde tutti insieme con ognuno le nostre responsabilità. Per quanto riguarda invece i risultati elettorali, ci sembra che arrivi un segnale importante all'interno della coalizione di centrodestra. La nostra lista di Noi Moderati Sardegna al Centro 2020 è il terzo partito della coalizione con un ottimo risultato, il 5,4%. Io credo che il monito che ci arrivi della Sardegna, erano comunque elezioni regionali, sia per il centrodestra la sfida del buon governo. Se governi bene, noi i cittadini continueranno a darci fiducia e quindi anche sia a livello nazionale che nei livelli territoriali dobbiamo seguire questa strada. Meno divisioni e più lavoro comune per cambiare in questo caso le regioni o il paese. In Abruzzo vedrete che vinceremo, perché lì il lavoro fatto da Marsilio è un ottimo lavoro. Anche qui io credo che i candidati poi non è che si scelgono insieme, nel senso che alla fine qualcuno lo propone, il sindaco di Cagliari ci poteva essere un candidato assolutamente autorevole e si è dimostrato, abbiamo perso i 2500 voti che oggettivamente, ma l'ha messo anche oggi con veramente grande senso di politico il sindaco di Cagliari, se perdi nella tua città con quel divario vuol dire che ovviamente qualcosa non va, e forse quello è un segnale anche per il sindaco di Cagliari per cambiare il verso dell'amministrazione comunale. Non si è rotto niente, perché l'unità del centrodestra è da 30 anni è forte, vedrete in Abruzzo vinceremo, al governo continueremo a lavorare insieme, è un segnale importante, nel senso che dal nostro punto di vista di Noi Moderati la sfida è sempre il governo e l'unità della coalizione sul governo. Le distinzioni sono fondamentali perché arricchiscono, ma alla fine appunto far passare tutto il tempo per scegliere un candidato, sceglierlo dopo tre mesi all'ultimo momento ovviamente poi ci penalizza, e credo che, come è giusto che sia, ci servirà, sarà una lezione che rafforzerà ancora di più la proposta di governo del centrodestra, anche perché la sinistra mi sembra che gioisca avendo messo tutto il contrario di tutto insieme, può fare benissimo questo ma poi deve governare. Misureremo l'azione del nuovo presidente della regione al governo. Noi abbiamo ottenuto un ottimo risultato con la nostra lista, tre consiglieri regionali saranno presenti in consiglio regionale con Noi Moderati Sardegna al Centro 2020, e quindi ci misureremo su questo.